Buongiorno a tutti da Bangkok, illustri speakers, rappresentanti delle aziende partecipanti in collegamento dall'Italia, benvenuti al webinar organizzato oggi da ICE Agenzia in collaborazione con Anima e l'Ambasciata d'Italia a Yangon, inserito nel ciclo di webinar ICE Focus Meccanica. Il titolo del webinar di oggi è Myanmar. Market Opportunity, Analysis, Water Technology and Food Technology. Sono Giuseppe Lamacchia, responsabile dell'ufficio ICE di Bangkok, competente per Thailandia, Myanmar, Laos e Cambogia. Oggi in veste di moderatore. L'evento di oggi si sarebbe dovuto tenere in Italia, ma l'attuale situazione ha imposto una modifica al programma con la conversione dell'evento in digitale. Passo subito ad elencare il programma con la lista degli interventi. Aprirà gli interventi la Sua Eccellenza l'ambasciatore in Myanmar, Alessandra Schiavo, e seguirà per Anima Confindustria Meccanica Varia il dottor Alessandro Durante, direttore relazioni esterne e internazionali. Dopodiché sarà avviata la presentazione dello studio Market Opportunity Analysis, Water Technology and Food Technology, sulle tecnologie per la trasformazione alimentare e per il trattamento delle acque, a cura della dottoressa Neiti Siriac, partner di YCP Solidance. Sarà assistita da due persone, quali Shin Tan Ong, direttore di YCP Solidance, e dal signor Konten Ong, Project Assistant di YCP Solidance. Seguiranno due interventi a cura di CESVI Fondazioni Onlus, il primo del dottor Simone Sarcià, capo missione ad interim di CESVI Myanmar, e Andrea Ricci, capo progetto Myanmar, Senior Project Manager di CESVI. CESVI è un'organizzazione umanitaria che opera in Myanmar e in tanti altri paesi da diversi anni. Dopodiché ci sarà una sezione dedicata a Q&A, quindi Question and Answers, che sarà curata dal dottor Carlo Maria Mancini, che è la nostra risorsa ICE presso il Desk Meccanica, operante presso l'Ambasciata d'Italia in Myanmar, che sarà coadiuvato tecnicamente dal dottor Andrea Mancini, Andrea Ricci di CESVI. Dopodiché si passerà alle conclusioni che saranno gestite da chi vi parla. Volevo subito aggiungere che questa presentazione si tratta dei risultati di un'indagine di mercato commissionata da ICE Agenzia all'indomani di una missione svolta in Myanmar nel gennaio del 2019, a cui parteciparono ICE Agenzia, Anima e Fedeluna Coma, con il sostegno determinante dell'Ambasciata d'Italia a Yangon. In tale occasione vennero confermate tutte le potenzialità presenti in Myanmar nel settore agricolo e della tecnologia agroalimentare, ed ICE Agenzia, in collaborazione con Anima, intesero realizzare questo studio finalizzato ad approfondire e verificare le nuove opportunità di business per le nostre PMI in Myanmar nei settori Water Technology e Food Technology, settori di competenza e ben rappresentati dall'associazione di categoria Anima Confindustria Meccanica Varia, oltre che investire risorse nell'avvio di un desk ICE volto proprio a gestire il contestuale continuo monitoraggio delle opportunità emergenti anche per l'intera filiera della meccanizzazione agricola. Preme anche sottolineare che questo studio, condotto da YCP Solidance, risulta propedeutico per lo sviluppo del progetto Joint Myanmar Italy Mobile Irrigation Technology Center, ideato per promuovere la conoscenza delle migliori tecniche e tecnologie italiane volte al miglioramento della produttività dei terreni agricoli, di cui poi tratterò e accennerò nelle conclusioni. Bene, nel sottolineare che al momento hanno aderito al webinar circa 45
aziende italiane o associazioni di categoria, prima di dare avvio al webinar, intendevo ricordare che questo webinar sarà registrato e la registrazione sarà resa disponibile attraverso l'invio di un link via email dopo il 16 dicembre, quando si terrà il quarto webinar dedicato al ciclo Focus Meccanica, che si svolgerà con Focus Russia. Inoltre invito tutti i partecipanti ad intervenire ponendo eventuali domande nel corso del webinar nell'apposita Q&A icona che trovate in basso, e dopodiché le domande saranno poi trattate e curate al termine, quindi, delle presentazioni a cura del dottor Mancini. Bene, adesso ricordo quelli che adesso ricordo che appunto cominciamo con il primo intervento e passo la parola, ho il piacere di passare la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatrice d'Italia in Myanmar, Alessandra Schiavo. Ok, grazie mille direttore per questa tua introduzione e salve a tutti gli imprenditori e anche ai colleghi oratori di questo seminario. Sono davvero felice di aprire questo webinar perché, come ha detto il direttore Lamacchia, esso è il frutto di una collaborazione, di una riflessione che avevamo avviato su questi temi già oltre 2 anni fa, che poi si era concretizzata nella missione di rappresentanti di Federmanacoma e di Anima. Era venuto anche il dottor Durante qui in Myanmar nel gennaio 2019. Da allora stiamo negoziando due importanti memorandum per l'istituzione di centri tecnologici italiani qui in Myanmar. E la ragione per cui, al di là di ogni formula rituale, mi compiaccio che siamo riuniti oggi, per quanto soltanto purtroppo online, è che il mercato birmano, anche se per molti versi è uno stato ancora primordiale del proprio sviluppo, presenta delle importantissime opportunità per le imprese italiane e i settori del food processing, del water technology sono certamente tra quelli più promettenti. Lascerò ovviamente allo studio che ha effettuato la ricerca di mercato di entrare in un'analisi di dettaglio di questi comparti e mi userò a delineare un quadro insieme di contesto dell'economia di questo paese. Il Myanmar è situato tra due dei maggiori motori della crescita mondiale, la Cina e l'India, che come sappiamo sono anche dei veri e propri titani demografici. È affacciato sul mare del Bengala ed è al centro di essenziali vie di comunicazione delineate da Obor e confinate anche con la Thailandia, il Laos e il Bangladesh. Del membro dell'ASEAN dal 1997. Quindi è vicino, geograficamente vicino a paesi che rappresentano tutti insieme il 40% della popolazione del nostro pianeta e il 23,23% del PIL globale. Questo stando ai dati del 2019, che sono ovviamente dati pre-Covid, ma sono anche tra i paesi, come sapete, che stanno dimostrando una maggiore resilienza al Covid e che hanno solide prospettive di crescita anche per il futuro. Sempre per tenere presente le prospettive di integrazione regionale, ricordo che esattamente 2 settimane fa, il 15 novembre, il Myanmar ha anche firmato la CEP, quindi il Regional Comprehensive Economic Partnership, che dovrebbe portare, se sarà ratificato questo accordo da tutti i paesi firmatari, sia pure con delle eccezioni a seconda dei vari settori, ma dovrebbe portare all'istituzione di una zona di libero scambio, quindi un blocco commerciale che insieme, visto che ne faranno parte anche l'Australia, la Nuova Zelanda, tutti gli ASEAN e le 3 delle più importanti economie asiatiche, quindi Cina, Giappone e Corea del Sud, non ne parte invece l'India, ma dovrebbe portare un blocco commerciale che coprirà circa un terzo della popolazione mondiale e circa un terzo del PIL globale, stando sempre ai dati attuali. Il Myanmar è dotato di importanti risorse naturali, anche il sottosuolo, gas e petrolio, non a caso qui l'ENI è presente dal 2013 con un ufficio che ormai conta oltre una trentina di unità, ricco anche di diamanti, pietre preziose, legname pregiato, ed era definito prima del colpo di Stato del 1962 the Vice Ball of Asia. Quindi, sempre a sottolineare, certamente un dato che vi interessa molto, la vocazione agricola di questo paese. Ed era senza dubbio lo Stato più ricco del sud-est asiatico. Ora, la storia ovviamente non si costruisce con i sé, però è lecito affermare che se questo cammino di sviluppo non fosse stato interrotto dal colpo di Stato che ho citato prima, il Myanmar ancora oggi sarebbe il paese più ricco di questa zona.
Purtroppo invece nel 62 si è instaurata non solamente una dittatura, una feroce dittatura militare, ma anche una dittatura che per i primi 30 anni ha avuto uno stampo socialista e quindi ha portato anche alla nazionalizzazione di tutte le imprese, le manifatture, dei commerci e anche delle istituzioni bancarie e finanziarie, e dando avvio a un isolamento che poi è durato esattamente mezzo secolo. Nel 2011 invece è stato un governo di transizione che è avviato soprattutto l'anno dopo un'importante transizione democratica e anche un processo di trasformazione economica e sociale, quindi non solo politica, di questo paese. Come sempre accade per tutte le popolazioni che hanno voglia di riscatto, soprattutto per i paesi asiatici, questo processo di liberalizzazione poi ha messo in moto dei meccanismi che hanno determinato le tasse di crescita che per i primi anni soprattutto sono stati superiori al 7%, hanno anche toccato alcune volte punte dell'8%. Questi tassi sono poi diminuiti un pochino negli ultimi due anni, per cui la crescita del marzo 2018-2019, a seconda dei dati che si prendono, le statistiche che si esaminano, sono state intorno al 6,3% per il 2018, mediamente del 6,5% per il 2019, per due motivi principali, oltre al rallentamento dell'economia mondiale, per due ragioni principali che riguardano questo paese in particolare. Il primo, la crisi di Rakhine, di cui sono certa abbiate tutti in contezza, e il secondo motivo invece è una sorta di assestamento, io direi per certi versi fisiologico, delle aspettative del resto del mondo rispetto alle capacità di assorbimento di questo paese di investimenti provenienti dall'estero. Quindi ovviamente per capacità di assorbimento faccio riferimento a un complesso di fattori che costituiscono la qualità del business climate di un paese, quindi la certezza del diritto, la trasparenza dell'amministrazione pubblica, la sua efficienza, la fluidità dei processi decisionali burocratici, la solidità del sistema giudiziario arbitrale che può essere il sistema di imprese, la preparazione della forza lavoro, lo stato di avanzamento delle infrastrutture, sia fisiche che telematiche, la stabilità, ad esempio, dell'offerta di energia. Ora, come potete immaginare, per un paese che ha cominciato ad aprirsi al mondo nel 2012, è chiaro che se uno adottasse un approccio statico, dovrebbe dare poi, diciamo, dei giudizi di tipo valori abbastanza bassi, ma invece se si adotta un approccio dinamico e quindi si prendono in esame in realtà la qualità e anche l'importanza dei progressi già compiuti in pochi anni, dal 2012 a oggi sono veramente pochi anni, si ha una sensazione completamente diversa dal paese. E per darvi un'idea della qualità e dell'importanza del cammino compiuto, basterà citarvi la legge della New Companies Law che è stata adottata nel 2017 dall'attuale Parlamento birmano e che è entrata in vigore nell'agosto del 2018, ma che ha sostituito una vecchia legge britannica, quindi il periodo coloniale, che era addirittura antecedente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché data del 1914. Sempre nel 2017 è stata adottata anche un'altra importante legge in materia di investimenti. E quindi è giusto ed è corretto e non è esagerato assolutamente dire che questo governo è molto fortemente impegnato a favore di una riforma del regulatory framework di questo paese con importanti novità, tra le quali cito per esempio il MICO, che è un portale che consente alle imprese, di tutte le imprese che vogliono operare in Birmania, di registrarsi molto velocemente online, e la Project Bank, che è una sorta di banca telematica di un centinaio di progetti, soprattutto nel settore infrastrutturale, ma non solo, che riflette le priorità che questo paese intende attribuire nella sua marcia di sviluppo, coerentemente con gli obiettivi fissati dal Myanmar Sustainable Development Plan approvato per il periodo 2018-2030. Questo è un paese che oggi ha 53 o 54 con alcuni milioni di abitanti, nel 2040 diventeranno 70, e se si ha anche riguardo ai tassi di urbanizzazione, che sono sempre un importante barometro, anche se non solo dei tassi di espansione della classe media, si può vedere come da qui dal 2040 il tasso di urbanizzazione passerà dall'attuale 31% al 40%. La regione di Yangon da sola copre una fetta importante dell'economia di questo paese. Yangon rimane la capitale economica del paese, mentre la capitale politica amministrativa è stata fondata solamente da poco, nel 2005, ma Yangon ha circa il 13% della popolazione nazionale, ma copre il 25% del PIL birmano, cioè il 25% del PIL birmano, l'85%
sue esportazioni verso l'estero e il 60% di guide in provenienza dall'estero. Anche vicino a Yangon c'è anche la zona economica speciale di Tinawa, che comincia veramente a funzionare con ritmi promettenti. L'agricoltura in questo quadro complessivo, come detto prima, è uno dei settori più promettenti ed è indubbiamente destinata a crescere ancora, non può che crescere perché è stata anche indicata come settore prioritario dalla National Export Strategy per il periodo 2020-2025, che mira a migliorare la competitività e anche la diversificazione di tutte le produzioni locali, che adesso sono molto adesso la produzione key, diciamo, centrale, quella del riso, che copre circa il 45% delle terre arate, ma poi ci sono anche legumi e chicchi di ogni sorta, quindi anche cacao e caffè, semi, soprattutto olio, pesca e acquacultura, frutta e gomma. Gli investimenti, le tecnologie, l'apporto di macchinari dall'estero sono assolutamente essenziali, lo saranno per accrescere la produttività, perché l'economia e l'agricoltura di questo paese è ancora sotto ad un'estrema volatilità che deriva anche sia dalle condizioni di esposizione a condizioni climatiche e anche eventi con catastrofi naturali come ad esempio le alluvioni, la scarsa meccanizzazione, perché soltanto il 20% delle terre coltivate lo è a mezzo di macchinari, le carenze del sistema infrastrutturale di irrigazione, soltanto gli ultimi dati che ho disponibili sono per me almeno sono stati quelli del 2016, che indicano che solamente il 16,2% dei terreni è collegato a delle reti fisse di irrigazione pubbliche, e lacune nella selezione delle sementi e nell'uso anche dei fertilizzanti e bassi investimenti nella ricerca, oltre a difficoltà di accesso al credito per i coltivatori medio-piccoli. E su questo, diciamo, a proposito, però, in questo riguardo devo dire che grazie anche all'aiuto di enti internazionali il governo sta iniziando anche a erogare prestiti a bassi tassi a cooperative agricole, cresce anche il numero delle microfinanziarie nel settore agricolo. Su questo tema, in particolare l'accesso al credito per le micro e piccole e medie imprese birmane, potrà dirvi sicuramente dare delle notizie molto interessanti ai rappresentanti della CESMI, i dottori Sarcia e Ricci, che prenderanno la parola un po' più tardi. E grazie all'impulso dell'OMC, della FAO, di altre NGO, il Myanmar sta anche facendo un lavoro molto importante nel settore del miglioramento degli standard e delle specifiche di molti prodotti agricoli e anche della situazione alimentare. Quindi, ripeto, un paese che non può che crescere in prospettiva, anche se deve affrontare un momento delle sfide molto, molto importanti. E l'agricoltura è sempre stata e continuerà a essere una delle economie, delle spine dorsali di questo paese, è infatti, tra l'altro, anche il paese più grande per estensione, il secondo paese, per estensione territoriale del sud-est asiatico, ha una fortissima capacità di diversificazione produttiva. Il 69% della sua popolazione vive in zone rurali, il 60% di esse è impiegata nei campi e l'agricoltura genera un quarto del PIL e un quarto delle esportazioni birmane. Anche l'acquacoltura e l'allevamento prendono sempre più piede, nonostante in questi due settori sia impiegata una manodopera, diciamo una quota a parte della manodopera abbastanza limitata, però si coprono il 26% del PIL del prodotto agroindustriale di questo paese. E una cosa anche che mi preme sottolineare è che il Myanmar è fortemente lacunosa e carente anche la catena del freddo, quindi ci sarebbe molto bisogno di investimenti che favoriscono anche investimenti nella catena locale per favorire una corretta refrigerazione, il packaging di cibi e anche una corretta conservazione e un corretto stoccaggio degli alimenti. Tutte queste lacune, non ho bisogno di dirlo agli imprenditori, sono lacune importanti, ma come sempre le lacune rappresentano anche delle importanti opportunità. Questo mercato ha quindi bisogni enormi, virtualmente ha bisogno di tutto, e al tempo stesso un mercato che richiede di essere sostenuto e anche alimentato in modo tale che le sue potenzialità possano essere vedere la luce. E questa forse è la sfida di chi opera in Myanmar, avvalersi di questo mercato, in sua prospettiva, ma al tempo stesso fare in modo che le dimensioni di questo mercato possano espandersi. Questo è vero per tutti i settori, ovviamente anche per l'educazione, soprattutto nelle dry zones, dove potersi avvalere di sistemi di irrigazione o di pompe efficienti può fare la differenza tra oppure due raccolti l'anno, oppure rispettivamente due o tre raccolti l'anno. Il Myanmar è, non a caso, considerato da sempre più persone in Asia, nel mondo, come l'ultimo frontier market in Asia, e questa definizione è valida anche per i settori del water technologies e del food processing.
Ovviamente c'è uno scotto da pagare in termini di pazienza e di perseveranza per inserirsi in questo mercato, certamente non facile, ma proprio per questo ancora non troppo competitivo e certamente in crescita. Nella ricerca di eventuali partner, così come anche nella vostra attività, sono certa che il direttore della macchia, che ringrazio veramente per il suo splendido supporto e costante supporto, vi accompagneranno, lasciata ICE, in questo processo e anche nella necessaria due diligence. Io spero veramente che oggi sia solamente un momento di un processo di coordinamento tra tutti noi, settore pubblico, che vede ICE ambasciata, Corri Unite, so che è collegata anche a ICE Yangon, che ringrazio, da parte di tutti i soggetti pubblici, i soggetti del mondo non governativo, adesso rappresentato oggi da CESBI, tutti i soggetti invece imprenditori potenzialmente interessati a questo mercato. Sta a noi fare in modo che queste opportunità vengano colte. Quello che mi preme sottolineare è che Myanmar è certamente un mercato che presenta una fortissima complementarietà con l'economia italiana, che quindi eventuali azioni, se impostate bene, ripeto, con pazienza e perseveranza, possono certamente dare dei risultati e concretizzarsi in delle cooperazioni di tipo win-win. Vi ringrazio veramente per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie mille. Ringrazio moltissimo l'ambasciatrice, Sua Eccellenza Alessandra Schiavo, per questa brillante esposizione e molto completa che fornisce un quadro concreto ed in particolare poi riesce a inquadrare bene il settore focus oggetto del webinar in corso. Si possono sintetizzare in 4-5 parole chiave, in particolare un paese che esprime grandi potenzialità, forti criticità, che possono diventare quindi opportunità per le aziende italiane, con molta pazienza e perseveranza. Quindi in questo ho sintetizzato ciò che è il percorso che può portare, offrire delle importanti e interessanti prospettive alle aziende italiane, che trovano il sostegno innanzitutto delle istituzioni, ma anche e soprattutto delle associazioni di categoria di riferimento, in questo caso Anima. E quindi è il momento per ringraziare l'ambasciatrice e dare la parola al dottor Alessandro Durante, direttore relazioni esterne internazionali di Anima Confindustria Meccanica Varia. Prego, dottor Durante. Grazie, direttore La Macchia, grazie Sua Eccellenza, l'ambasciatrice Schiavo. Sono molto felice di essere qui oggi, seppur in forma virtuale, perché questo rappresenta un passo successivo appunto a una missione che abbiamo compiuto a gennaio 2019 ormai, dove ho avuto il piacere di essere all'interno di un paese che ho potuto toccare con mano, essere estremamente dinamico, attivo e voglioso di recuperare tutto ciò che non ha potuto fare nei 50 anni di dittatura militare. Chiaramente occorre pazienza, attenzione, occorre entrare in empatia con la cultura prima ancora che con l'approccio al business di un paese come questo. Proprio perché in questo caso, più che in tanti altri casi, occorre un approccio di lungo periodo per comprendere le potenzialità laddove ci sono già oggi. Un paese con 53 milioni di abitanti, che diventeranno 70 nel giro dei prossimi due decenni, già ci dà una dimensione di consumo interno che è facile stimare sarà in crescita vertiginosa nei prossimi anni. È una crescita necessaria per un paese che è rimasto bloccato per così tanto tempo. Quindi ci sono delle opportunità immediate, nel giro di pochi anni possono far diventare questo paese un importante hub sia per il mercato interno birmano sia per l'area di riferimento, quindi tutto il sud-est asiatico, fino ad arrivare anche a destinazioni più lontane, ovviamente. Per cui sono molto felice di essere qui, proprio perché questo rappresenta un secondo importante passo verso la costruzione di un dialogo
continuo, che dovrà essere continuo, perché appunto, come diceva Sua Eccellenza l'ambasciatrice, questo rappresenta uno degli ultimi mercati emergenti, di frontiera. Non ce ne sono più tantissimi. Pochi hanno le caratteristiche anche che il Myanmar ci presenta. Quindi una dimensione della popolazione importante, una dinamicità nel comprendere e apprendere il nuovo e applicarlo immediatamente. Fino a qualche anno fa a Yangon c'erano milioni e milioni di biciclette, nel giro di meno di 10 anni questi milioni di biciclette si sono trasformati in milioni di automobili. Per cui questo è un piccolo indicatore del fatto che c'è una propensione al cambiamento molto veloce, non solo da parte delle persone, ma anche delle infrastrutture e delle e anche della pubblica amministrazione in qualche modo. Quindi Anima rappresenta molti settori della meccanica, in particolare per il Myanmar siamo vicini ai settori delle water technologies, del food processing e anche non abbiamo trattato in questo studio, ma anche delle tecnologie per l'energia e l'efficientamento energetico. Ecco, questi tre ambiti sono quelli sui quali noi puntiamo di più, proprio per quei paesi che hanno bisogno di fare un salto di qualità nel proprio processo di sviluppo. Questo perché riteniamo che il lavoro che le istituzioni, insieme all'agenzia ICE, insieme alle associazioni industriali come la nostra e come le altre di Confindustria, possano rappresentare una grande piattaforma per migliorare innanzitutto lo status quo di paesi che stanno cercando la loro via verso un miglioramento della propria società. Questo significa permettere di abbassare le tensioni sociali quando c'è un accesso all'acqua o un accesso alle esigenze primarie, una miglior facilità all'accesso al cibo. Quando creiamo lavoro, stiamo creando le condizioni per tenere lontani conflitti, guerre, tensioni civili. Quindi il nostro primo obiettivo, credo, da un punto di vista più che di imprenditori, quali i nostri associati, ma come cittadini del mondo, sia quello di dare un contributo per migliorare le condizioni di vita di paesi che, come il Myanmar oggi, presentano grandissime criticità anche dal punto di vista sociale e umano. Quindi ci sono sicuramente delle opportunità di business importantissime che si legano strettamente anche a un miglioramento delle condizioni sociali, che sono possibili, lì possiamo aiutare gli amici birmani a fare più in fretta ad uscire da certe condizioni difficili, perché noi stessi siamo usciti da condizioni difficili 50-70 anni fa. Noi rappresentiamo una delle icone dell'emigrazione americana, australiana, quindi sappiamo che cosa vuol dire dover andare via da un paese per la difficoltà che si ha nel mantenere la propria famiglia. E questo i nostri imprenditori ce l'hanno sempre ben chiaro. Per questo motivo ho apprezzato particolarmente la possibilità di avere nel nostro panel anche il CESBI, perché in questo quadro istituzioni, industria, associazioni, ICE, è importante coinvolgere chi vive la realtà sociale in prima persona per fare in modo che ci sia una comunanza di intenti che non scenda dall'alto, ma che sia un momento di incontro tra l'esigenza concreta e l'opportunità.
Ecco, concludo qui il mio intervento semplicemente per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo studio, che trovo veramente molto ben fatto, quelli che lo hanno reso possibile, come l'ICE e l'ambasciata, e aggiungo anche due cose. Noi, appunto, come Federazione della Meccanica rappresentiamo 49 miliardi di fatturato per il 60% da export. Il Myanmar in tutto questo rappresenta ancora una destinazione di export molto molto limitata. Il nostro obiettivo è quello di far diventare questa destinazione sia di export che di import un asset per molte delle nostre aziende, soprattutto nei settori della trasformazione alimentare e del trattamento delle acque, delle infrastrutture per lo sviluppo di acquedotti e fognature in primis, ma anche il trattamento delle acque in generale per il settore di edile. Appunto l'appuntamento di oggi rappresenta un secondo momento. Stiamo definendo anche successivi appuntamenti. Io mi auguro che a ottobre 2021 ci sia la possibilità di venire in Myanmar direttamente anche in occasione di un'importante fiera che si terrà a Yangon. Stiamo lavorando per questo e stiamo lavorando per far diventare il rapporto Italia-Myanmar un percorso abituale. Non deve essere più così strano pensare di Myanmar, di andare in Myanmar o di lavorare con e per il Myanmar. Deve essere uno dei nostri appuntamenti fissi da qui ai prossimi anni. Io ringrazio tutti e per qualunque domanda, richiesta o necessità, non esitate chiaramente a mettervi in contatto anche con noi. Grazie, grazie a tutti. Ringrazio il dottor Durante, per Alessandro Durante, per la sua esposizione, che inquadra un po' quelle che sono le prospettive di sviluppo nel paese, che traggono appunto spunto dalla missione del 2019. Ovviamente noi ci auguriamo di poter lavorare al fianco delle aziende di Anima, con l'importante e fondamentale ruolo dell'ambasciata d'Italia, quindi delle istituzioni e soprattutto delle autorità locali, con le quali si deve, è importante stabilire un dialogo e un percorso di medio lungo termine. Con molta pazienza e perseveranza si riusciranno sicuramente a sviluppare gli obiettivi del progetto, che potranno sicuramente portare benefici alle aziende italiane che saranno interessati a investire in percorsi a medio lungo termine le loro risorse, mettere a disposizione il loro know-how in questo importante paese, che è caratterizzato, come giustamente accennava il dottor Durante, ha una grande propensione a un cambiamento veloce. E adesso entriamo nel cuore del webinar con la presentazione dello studio Market Opportunity Analysis, che è sulle Water Technology and Food Technology, a cura della dottoressa Neiti Siriac, partner di YCP Solidance, che ripeto è assistita dal signor Shin Tan On, è direttore di YCP Solidance, e del signor Kon Tet On, project assistant di YCP Solidance. Ok, buongiorno, mi chiamo Neiti. Thank you so much for your time today. I manage the YCP Solidance operations in Myanmar and also business development in Asia. I have my colleagues, Shintan and Kong from Myanmar with me, and I would like to thank very much the Italian Trade Agency and Anima for working with us over the last almost 5 months to finalize this project. And today we're going to talk about a very exciting sector, food and water technology, because
What you are experts in is what Myanmar is just discovering, presenting many exciting opportunities. I would also like you to request to submit any questions you have through the Q&A tab during the presentation. I will start with a brief overview of Myanmar before we look at the food and water technology sector. The GDP forecast from IMF, which we have updated to account for the COVID impact on GDP growth as well in 2020 and 2021, expect Myanmar to be one of the fastest growing economies in Southeast Asia after Vietnam. Myanmar was mainly an agriculture-driven economy, but with the opening up of the sector and increasing FDI, services, the gray one that you see here now, accounts for 41% of the GDP, followed by industry at 37%. So trade agreements with Europe, low labor costs, and development of special economic zones are the key drivers for increasing industrialization. Myanmar has a population of 53 million, a little less than Italy's 60 million population. However, the difference is that in Myanmar, they have a very young population with the age group of 54 and below. So 54 and below accounting for 87%, indicating a very young population. Although the capital is Naypyidaw, Yangon is the commercial center with 90% of the country's import coming to the Yangon port. You can see from the chart here that Myanmar is importing a lot more than it is exporting. This is why Myanmar has a trade deficit and exchange rate fluctuation, as well as high inflation. Singapore and China are the main source of imports, while China, Thailand, Japan, US and Germany are the top five destination of exports in 2019. So in Myanmar, in 2019, Myanmar also imported $84 million of products from Italy, which were mainly electronical and mechanical machinery, as well as leather and leather products. Here you can see the foreign direct investment trends by sector and by European countries. So FDI is stabilizing as the industry matures, and Europe in total accounts for 76 million in foreign investments in 2019, out of which Italy invested 3.3 million in 2019. However, we've seen a lot of European companies that we work with for consulting engagements who use Singapore subsidiary. So a lot of European companies use their Singapore subsidiary for investment into Myanmar, which is not captured here. I will now present a quick overview of the regulatory landscape. So what can foreign companies do when it comes to import, production and distribution, especially in the food and water technology segment? Short answer is foreign companies can only produce or manufacture, nothing else. However, in Myanmar, there are always exceptions. For imports and distribution, some agriculture and farm equipment can be imported and traded or distributed by foreign companies. If a foreign company invests less than 35% in a local company, then that joint venture can also import, produce, and distribute, as it is technically considered to be a local company. Because of the complicated procedures, most foreign companies choose to work with a local partner or a local distributor. So if you have a local importer, then they will be the ones who are responsible for this documentation requirement that is summarized here. So this is something that your local partner will have to take care of if you are exporting products to Myanmar.
Now, looking at the food technology sector in detail, imports have been rising, primarily in the sectors of automation, F&B manufacturing, food services. They are all crucial drivers for the Myanmar economy. And more importantly, they are not just growing, but they are also automating. So a lot of these sectors is undergoing automation currently. So as part of the study, we discussed with ANIMA and the Italian Trade Agency on which products should we cover, which you can see in the table here. Machines and plants for mills is the largest segment, while confectionery is the one that is increasing the fastest. So we have shortlisted the top five technology segments with my colleague, which my colleague Shintan will present more on later. So how does a product move in Myanmar once it reaches Myanmar? There are some brands with their own office in Myanmar, such as Miura. Miura, unfortunately, is not the Lamborghini Miura, but a Japanese manufacturer of food processing equipment and water technology products. But Miura is mainly well known for boilers globally. So Miura has their own office in Myanmar, but most other brands, they work with local distributors who then sell to wholesalers or retailers or directly to the customers. I will now hand over to my colleague Shintan to share more details about the top five food technology products in Myanmar. Hello, everyone. Based on Nati presented before, we identified top five products in the food technology sector in Myanmar. We have shortlisted these sectors based on the market size, market growth, and level of competition. The number one and most attractive food technology sector is meat machines and plants used for meats and silos. Under this category, sorting and milling machinery, which are used in agriculture products, have the highest demand and two times the sector growth rate. Milling machines are widely used in Myanmar because it is an agriculture-focused country and it's moving from traditional to agriculture industrialized farming. However, most customers are small scale and price sensitive and tend to use products imported from China. However, as Chinese products require frequent maintenance and parts replacement, leading to higher costs. So we expect more demand for Japanese and European brands in the future. The second most attractive food technology in Myanmar is boiler wok pressure equipment. In this segment, the number of units import is declining every year, but the value of import is increasing, meaning that Myanmar customers are more eager to buy higher quality products. Iron or steel container in this segment is most common because they are widely used in food and beverage manufacturing. With an increasing FDI in food and beverage manufacturing, the demand for boiler wok equipment is increasing every year. Although China is a main export country for the equipment to Myanmar, most of the products are Japanese, while some are also European brands. Most of the companies only have local distributor, except Miura from Japan. Like my colleague Nadi mentioned before, they have an office in Myanmar. The third product, refrigeration compressors, are more available than heat pumps. They are expected to drive
higher growth rate due to the untapped market of cold chain logistics in Myanmar, where refrigeration compressors are also important. 10% of these refrigeration compressors are coming from Italy, when 90% is from China. That is a lot. Wholesalers still drive the demand in this segment. The fourth segment is confectionery, which is very, very small segment, but growing at the highest rate with a very little competition. Increasing popularity of confectionery in Myanmar is expected to lead to a rise in local production, which will lead to high demand for confectionery machinery in the future. Bakeries are the main consumer currently, and most confectionery machines are imported from China because they are cheaper and easier to deliver to Myanmar. As this is a very small market, there are no exclusive importers and distributors, but some notable wholesalers are Sing Chin Mac and Northern Tiger Trading, which import on need basis for bakeries and local confectionery manufacturing companies. The fifth product segment is food processing machines used to process fruits, vegetables, and nuts. The market has been growing steadily due to rising consumer demand, driven by income level growth and rising middle class population. Unlike other products, half of these food processing machines in Myanmar are imported from Denmark with the brand name of InnoPro. Although the number of machines imported from Denmark is not a lot, the value is high, because they are pricing at a premium level and higher quality. These machines are imported mainly by local F&B manufacturers. Products from Vietnam, China, and Korea are also popular. Wholesalers and distributors usually trade both confectionery equipment and food processing machines. I will now hand over to Nadi for the summary in the food technology segment. Thank you. Thank you very much, Chintan. So to summarize, machines and plants for mills, feed mills and silos is the largest and most attractive segment given the low competition, high growth followed by boiler work pressure equipment, which you see is number two here. While most of the top five segments are dominated by Chinese brands, in the food processing segment, as well as the refrigeration compressor segment, which is number three and number five, we see high demand for Japanese and European brands, with customers willing to pay more for higher quality. Therefore, I think in terms of how to kind of tackle and approach Myanmar, especially in the machines for mills, as well as boiler work pressure equipment, it is helpful, we believe, to have one or two executives on the ground in Myanmar or to establish a representative office in Myanmar as a cost center. However, for others, we feel that remotely working with a local distributor will be sufficient. We have also covered a list of distributors and potential customers that you can work with in I think the detailed report that we have shared separately as well. We now move on to water technology sector, but a quick reminder, I see some questions coming in. So please do post your questions in the Q&A tab. So looking at the water technology segment, we have considered these four products in the water technology sector based on our initial discussions with the association ANIMA, as well as the Italian Trade Agency.
And imports were high in 2014. Why? Is because that was the time when the country just opened up. But it has since stabilized. The $71 million in imports in 2019 is primarily driven by the first two products on the table, which is tubes, taps, and fitting valves, as well as hydraulic pumps, both of which account for a total of 68% share. However, the largest segment here, tubes, taps, and fitting valves, is witnessing a decline, while the smaller segment, measurement tool, is expected to grow the fastest. So we will elaborate on this further. I think the supply chain is similar to water, for water technology, similar to food technology as well. However, I think the installation capabilities of the local distributors are important for the water technology sector. Target sectors are mainly construction and engineering firms, food and beverage, oil and gas, and water and waste management sectors in Myanmar. I think I will now hand over to my colleague Shintan to further elaborate on this. Thank you, Nadeep, for presenting the detailed overview of water technology products. As mentioned by Nadeep, we consider four products under the water technology. And the first one is primary, sewer, and industrial waters. The demand is mainly driven by increasing F&B manufacturing, which requires purification equipment for filtering and purifying purposes in manufacturing and industrial development. Many of the products are from China, but in the liquid purification segment, many products available in Myanmar are from Belgium and US, such as CPG, Kangaroo, and Ingersoll brands. They are mainly used in the construction, beverage, and water treatment centers. The major F&B manufacturers in Myanmar are Coca-Cola, Nestle, and Unilever, etc., which have highest demand in energy drinks, carbonated drinks, as well as drinking water. The second top product is measurement tools. The demand for measurement tools is lowest among for full water technology products, but it has a double-digit growth rate with very little competition. Most important products are liquid meter from China, used for both infrastructure and manufacturing activities, with Andre Hoxha from Switzerland, Elia from USA, Zena from Germany, are popular measurement tool brands in Myanmar. The key distributors in water technology segments are similar across all products. The next sector I would like to focus on is tube taps and fitting valves. As the residential and industrial construction activity has been slower in Myanmar in the last 5 years, the demand for taps and valves have been decreasing. However, although the number of imported units are declining, the overall value of import is increasing, which indicates that Myanmar customers are starting to use more quality products. The demand has been mainly coming from residential and industrial construction. Next slide. The last and fourth segment is the hydraulic banks, which are mainly centrifugal banks. Italian brands are very well known in this segment in Myanmar. However, Pingui brand from China is increasing its market share as the value of import is getting lower and the volumes are getting bigger with cheaper products imported into the market. Many residential buildings use Chinese Pingui brand due to the competitive pricing and well-known quality, where Italian brands such as KSB, DAP, and Capital are only targeting on the high-end buildings through the distributor such as Hansington, VSK International, and Cherry Myanmar Communics. I will now hand over to the Nadi for the summary and conclusion session. Thank you.
Thank you very much, Shintan. So to summarize, primary civil and industrial water segment is the most attractive, even though you will see that it is not the largest or the fastest growing because of a lack of well-established competitors and high affinity for European brands, especially in the liquid purification segment. In other segments as well, European brands have some presence primarily in the specialized machinery products. So similar to food technology, having own executives on the ground or own representative office will help to accelerate relations with target customers. Otherwise, non-exclusive partnerships with local distributors will be the less capital intensive option. I saw there was a question on the distributor agreement and contract type, which I will answer at the end of the presentation. With that, we come to the end, and I would like to provide a quick overview of YCP Solidians. We are an investment and advisory firm headquartered in Netherlands and Hong Kong, 20 offices globally, including all the major countries in Asia. These are some of our private and public sector clients we have supported for market entry, expansion, partner distributor search, as well as M&A, merger and acquisition advisory, across a range of sectors, most of which you will see are B2B. Grazie mille per l'attenzione, and we will be addressing the questions that you have been posting towards the end. I will now hand over to Mr. Andrea Ricci. Thank you very much, Neiti Siriac, for your presentation and your colleague Dr. Contet On. Adesso, prima della, sono state rivolte alcune domande, ma le fatteremo al termine dell'intervento di CESVI, che adesso annuncio. Quindi CESVI, per CESVI Fondazione Onlus. Adesso passo la parola al dottor Simone Sarcià, capo missione ad interim di CESVI Myanmar, a cui seguirà direttamente il dottor Andrea Ricci, capo progetto Myanmar, senior project manager di CESVI in Myanmar. Prego, dottor Sarcià. Grazie. Da parte di CESVI ringraziamo Sua Eccellenza l'ambasciatrice Alessandra Schiavo, l'agenzia ICE e Anima Confindustria, per l'iniziativa, l'organizzazione e il livello molto molto alto di analisi finora espresso. Questa iniziativa ha tutti i presupposti per creare buonissime opportunità per più player coinvolti, e CESVI è uno di questi, è una fondazione con sede a Bergamo, attiva da 35 anni e attualmente presente con uffici in più di 20 paesi. Ha chiuso il suo bilancio 2019 con 26 milioni di euro, implementando 121 progetti in tutto il mondo, e sul 2020 in crescita, una buona crescita di un più 30%, nonostante l'impatto e i rallentamenti dovuti alla pandemia. Mi trovo veramente nel momento giusto, al posto giusto, direi, perché CESVI opera proprio con un approccio multiattore, cercando sempre il massimo coinvolgimento più ampio possibile di università, centri di ricerca, settore pubblico, settore privato e società civile, proprio come già accennato anche dall'ambasciatrice, per contribuire al miglioramento delle condizioni economico-sociali di specialmente popolazioni più vulnerabili. CESVI è presente in Myanmar da 19 anni, dal 2001, con partnership importanti, lato istituzionale con Ministero dell'Agricoltura e del Livelihood, con Nazioni Unite, quindi FAO e UNDP, proprio per il miglioramento di standard del settore agricolo e della value chain agri-food. Dal 2016, un dato importante, dal 2016 la missione di CESVI si concentra proprio sui settori agricolo e gestione risorse naturali acqua. Così focalizzando un approccio
che nel passato ha visto interventi su più settori, anche sanità, si è intervenuti nel nord dello Shan per la malaria, si è intervenuto con un supporto integrato per le emergenze, per la governance, e negli ultimi 4 anni si è cercato questo focus proprio rispecchiando insomma i trend che avete ben esplicitato anche da parte di YCP sull'importanza di settore agricolo e acqua per il paese. Sono stato sintetico apposta per lasciare spazio anche al collega Andrea Ricci sul nostro intervento finanziato proprio dalla cooperazione italiana, che insiste sull'approccio di value chain e quindi filiera agri-food, sul quale vogliamo insomma cercare nuova partnership, continuare il networking e quell'impegno che CESVI ha in Myanmar. Grazie. E ringrazio gli organizzatori di questo importante seminario, in cui sono grato di rappresentare CESVI come capomissione in Myanmar. E infatti, come CESVI, come ha ribadito Simone, crediamo insomma che lo sforzo di riconciliare in una sinergetica azione gli interventi delle organizzazioni e istituzioni italiane in Myanmar, attivando quindi collaborazioni intersettoriali con un approccio olistico, possa creare un impatto delle attività delle singole organizzazioni coinvolte e importanti risultati per il nostro paese. Quindi, come ribadisco, che da parte nostra c'è la totale intenzione e volontà a conoscere e collaborare i vari attori italiani con obiettivi strategici e commerciali in Myanmar, con i quali identificare sinergie da trasformare in proficue collaborazioni per lo sviluppo del Myanmar e del nostro paese. Come accennato da Simone, al momento il nostro principale donatore è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e attraverso il programma di sviluppo triennale Safe Crop, attraverso il quale CESVI intende migliorare le economie delle famiglie contadine, delle micro, piccole e medie imprese che fanno parte delle filiere del sesamo, arachidi e fagiolo, che sono le principali coltivazioni e fonti di entrata nella regione dove noi concentriamo i nostri interventi, la Dry Zone, nello specifico la regione Magway. Le componenti del nostro progetto agiscono principalmente sulle restrizioni che a livello di filiera limitano lo sviluppo integrato e sostenibile ed inclusivo, in particolare migliorando gli aspetti produttivi, l'accesso al mercato e gli aspetti di governance. Trasversalmente a queste tre componenti, il progetto intende contribuire all'inclusione finanziaria di produttori e micro, piccole e medie imprese dell'area e delle filiere target, attraverso la messa in campo di strumenti finanziari per la facilitazione degli investimenti. Quindi, nel contesto del progetto, del programma Safe Crop, CESVI sta promuovendo il network e la prossimità tra gli attori delle filiere dell'agricoltura, pesca e allevamento. In ultimo, nel mese di ottobre e novembre, CESVI ha supportato come gold sponsor la Silver Sea Exhibition Company per l'organizzazione e il lancio del Myanmar International Livestock, Fishery and Agricultural Show, il primo online expo nei settori dell'allevamento, agricoltura e pesca in Myanmar. Nel corso di questa manifestazione, ma anche nel contesto delle attività realizzate nel tempo in Myanmar, è stato possibile conoscere molti attori dei settori della pesca, allevamento e agricoltura e stringere contatti per collaborazioni nel presente e nel futuro. Quindi CESVI è lieta di mettere a disposizione per questa nobile missione i contatti stabiliti e di promuovere la partecipazione delle imprese di anima nel network creato e nelle future attività di networking, come fiere, agroexpo, in modo da facilitare e supportare la penetrazione e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese italiane nel mercato birmano, per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo attraverso un'azione sinergica con gli attori pubblici e privati del nostro paese. Inoltre, infine, CESVI è disponibile a condividere la conoscenza generata nel corso degli anni del contesto e dei mercati del Myanmar ed ad essere coinvolta in attività di ricerca, segmentazione e targeting del mercato di riferimento di questo seminario. Ringrazio nuovamente gli organizzatori e i partecipanti a questo seminario, ribadendo che CESVI è al servizio dello sviluppo del nostro paese e di quelli ospitanti per innescare processi di ammodernamento e upgrading tecnologico, supportando così i nostri beneficiari
nel raggiungimento delle proprie aspirazioni per uno sviluppo sostenibile. Per ogni domanda, curiosità e interesse, non esitate a contattarci nel corso di questo seminario e in futuro. Grazie mille. Ringrazio Cesvi nelle persone del dottor Simone Sarcià e del dottor Andrea Ricci per questo apporto, che trovo estremamente interessante. Voglio sottolineare che l'inserimento di Cesvi nell'ambito della scaletta di questo seminario è frutto del suggerimento illuminato dell'ambasciatrice Alessandra Schiavo, che ha inteso proporre l'allargamento a Cesvi proprio per le affinità del loro operato e per la loro grande esperienza negli medesimi settori in cui noi stiamo sviluppando il progetto. E quindi sono convinto che di accogliere sicuramente l'auspicio offerto dal dottor Sarcià e dal dottor Ricci per una più ampia collaborazione, perché penso che sia proprio intervenuta questo inserimento di Cesvi nel momento in cui il nostro progetto sta per decollare con un'ulteriore sottoscrizione di un accordo specifico di cui parlerò poi nelle mie conclusioni al termine del webinar. Bene, questo è il momento delle question and answers da parte dove il dottor Carlo Maria Mancini è pronto per raccogliere, per elaborare le domande poste dai partecipanti rivolte ai relatori di riferimento. Prego, dottor Mancini. So, we received a couple questions so far. Both of them are addressed to Ms. Naiti. Congratulations, by the way, for your amazing presentation and also to your team of YCP Solidance. So, yeah, we can start. The first question from Mr. Palma, he asks, actually both of them. The first is there a contract always needed with a local partner? And are there some specific templates to consider as for agency distribution contracts? Yeah, thank you so much, Carlo. And thank you very much, Mr. Palma, for sharing this question, because this is very important and a very practical question for all the participants here today. So if you remember, we had a slide on the import documentation required for Myanmar. And what the seller needs to do is provide three things. So number one is the seller invoice. Number two is the packing list, which is what is there in the cargo. And number three is the sales contract. So you do need a legal contract for the purchase of that shows that, you know, you have a contract with the buyer to purchase what is being exported to Myanmar. So I think that answers your first question, that yes, you do need a contract. However, the contract does not need to be a long-term or a short-term contract. It can be a contract for one shipment, or it can be a contract for 1 year if you have multiple shipments in the year. In some sectors, we have seen that when you have an exclusive distributor, the contract tends to be for 3 years, which they renew on every 3 years. So it can be per shipment, annual, or a long-term three-year contract, depending on the relationship you have with your local importer or partner. The second question, is there a template? No. Like in Myanmar, it's quite with many things in Myanmar, there's no standard guidelines for a lot of things. However, the partner that you choose in Myanmar should be able to support you with this. There is no standard template from the customs or from the government. So it just needs to be a document that shows that you have a sales contract with the importer or the distributor in Myanmar. I hope that answers your question. Okay. We have another question from Mr. Renato Giannini. Do foreign companies need to engage the government to be able to export products to Myanmar? I'll answer this question as well. I would say unless you have to set up a manufacturing facility in Myanmar, you do not really need to closely work with the government.
the only entities that are important when it comes to importing products or for you to export products to Myanmar are customs. And the customs authorities are usually engaged by your local partner in Myanmar, as they know what the processes are. They know usually who to reach out to in customs. There are some times, like I mentioned earlier in my presentation, that generally export or import and distribution is prohibited for foreign companies, except for some agriculture, machinery and farm equipment. In those cases, you will have to coordinate with the Ministry of Agriculture for the required permissions, but only if you want to do it yourself. If you want to import and distribute the products, that is agriculture machinery, yourself in Myanmar as a foreign company, only then. Otherwise, all you need to do is engage the Myanmar customs, which the local partner should be able to do for you. Okay, another question from Miss Paola Massimi. Okay, I have to translate it for you. Sorry for this. So the Ambassador Schiavo has mentioned before the special economic zone. Are there any Italian companies already present in a special economic zone in Yangon, or they opened there recently? If there, which one? And where can we find further informations about this special economic zone? Thank you very much, Carlo. And thank you so much, Ms. Paola Massimi, for the question. In the economic zone, the special economic zone in Myanmar right now, the one that is functioning and open is only one, which is called Tilawa Special Economic Zone. Unfortunately, the Tilawa Special Economic Zone is 49% owned by Japanese investors. As a result, most of the investments in this special economic zone are from Japanese companies. So we, correct me if I'm wrong, but as far as I know, there are no Italian companies so far who have invested in this Tilawa Special Economic Zone. We've seen other bigger Italian companies like, you know, ENI, who is very active in Myanmar, Myanmar, but specifically in the industrial zone are mostly, I would say, Asian companies. There's some US companies called Ball Corporation, but a lot of them are mainly Japanese because it is also 49% owned by Japanese companies, the Tilawa Special Economic Zone. Maybe Ambassador, if you would like to add anything. Okay, yes, thank you so much. Grazie, I will answer in Italian if you don't mind, or I could also speak English, but sì, allora non ci sono, confermo che non c'è un investimento diretto italiano, ma c'è un'impresa italiana, dove non farò il nome, come subcontractor in un settore che non ha assolutamente attinenza con i due settori di comparti di oggetto di questo seminario, che lavora con un'impresa giapponese. Ed è vero effettivamente che Tilawa è per metà giapponese. Ed è anche vero che forse anche per questo motivo la metà degli investimenti sono provenienti dal Giappone, però ci sono anche altri investimenti europei che stanno crescendo, e quindi inviterei effettivamente a guardare la zona di Tilawa, che è abbastanza vicina anche a Yangon, cioè una ventina di chilometri da Yangon, che come ho detto prima è la zona anche che contiene il polmone economico di questo paese, a vedere questa zona e le sue prospettive di sviluppo con attenzione. Delle tre zone economiche speciali che il governo vorrebbe costituire è, come già detto Neiti, l'unica funzionante, ma importanti possibilità. Quindi se qualcuno fosse interessato ad investire, ovviamente mi auguro che potremo lavorare insieme su un progetto di questo genere. È uno dei modi migliori per il mercato birmano, a parte sempre che non si voglia solamente esportare, quindi tramite un distributore locale, un importatore locale, è anche un modo migliore, diciamo, anche cercare di investire nel mercato. Come hanno fatto anche altre aziende olandesi, europee, soprattutto olandesi, stanno investendo molto in Myanmar, entrando direttamente nel mercato dall'interno. Grazie mille. Thank you, Ambassador, for your answer. Yes, we have another question from Miss Salima Grande. To who is addressed? If the capital is Naypyidaw, why the embassy, Italian embassy, is in Yangon? Okay, this is definitely addressed to the to you, Ambassador. I give you the floor. Sì, buongiorno Salima, perché tutte le ambasciate straniere sono ancora a Yangon, la comunità di affari non solamente italiana,
Yangon, c'è giusto l'ambasciata cinese che ha un'antenna NAPIDO e per il resto è qualche agenzia ONU che ha antenne NAPIDO, ma tutti gli uffici internazionali sono a Yangon. Perché? Perché è più efficace, visto gli imprenditori birmani sono a Yangon, essere a Yangon. E poi quando si tratta di fare passi politici prendiamo la macchina, l'aereo, andiamo a NAPIDO. Però per ora tutti i paesi del mondo ritengono più efficiente essere a Yangon. Grazie. Ringrazio per la domanda, perché effettivamente è una domanda assolutamente legittima, quindi capisco questa curiosità. Esatto, è da ricordare che poi la capitale è stata trasferita nel 2005-2006, NAPIDO. Ok, another question from Mr. Giovanni Barbati. How can you help us for the research of a partner, Burmese partner with who we can do a JV to participate to tenders in the sector of water technology? And to who we can talk to, and who can guarantee some affidability. Maybe Mr. Lamacchia, you want to reply to this, direttore? Sì, vorrei rispondere io all'azienda che ha anticipato quanto è presente, avevo già predisposto nelle mie conclusioni relativamente all'assistenza che ICI Agenzia intende offrire alle aziende italiane interessate ad aderire a questo programma per lanciare un'attività di assistenza personalizzata volta alla ricerca di partner e potenziali clienti. Quindi tratterò nelle conclusioni questo aspetto. Per quanto riguarda l'aspetto della fattibilità, della affidabilità delle aziende, noi ovviamente proporremo la presentazione delle aziende a potenziali partner. Ci avvarremo di tutti i nostri contatti presenti, ovviamente non escludiamo la società che ci ha assistiti nello sviluppo dell'indagine di mercato, né ovviamente CESVI, che abbiamo il piacere di conoscere, di con cui tendiamo da oggi sviluppare un percorso, ma anche di altri operatori locali che rientrano, sono presenti nel nostro database. Circa l'affidabilità, noi possiamo ovviamente fornire informazioni riservate nell'ambito dei servizi di assistenza che ICE Agenzia eroga a tutte le aziende presenti nel mondo, grazie a un partner di cui ci avvaliamo, un partner unico, che durante il 2020 potrà fornire delle informazioni riservate nell'ambito di 7-10 giorni lavorativi. Quindi questo possiamo ovviamente garantirlo come servizio aggiuntivo e come valore aggiunto al percorso di sviluppo del settore della tecnologia delle acque e del food processing in Myanmar. Ci sono altre... Grazie mille, direttore. Ultima domanda, credo, la leggo, sì, questa sì in inglese, però... credo sia indirizzata al dottor Durante. Is Anima providing target training on key issues for farmers, SMEs or cooperatives interested in buying machineries? How to improve access to credit for them to enable to buy not Chinese machineries but high quality Italian machinery? Per la prima parte della domanda, ecco, rispondo dicendo che l'idea è proprio quella di sviluppare un'attività di follow-up rispetto a questo incontro che permetta alle aziende italiane di capire meglio come interpretare il paese, le necessità e quindi l'intervento che ha senso portare in Myanmar da parte delle nostre aziende, facendo anche un'analisi mirata sul tipo di produzione che si intende offrire. E questo, in questo ci aiuterà sicuramente l'ufficio ICE del dottor Lamacchia, che come tutti gli uffici ICE, come tutte le ambasciate, lo ricordo, sono gli uffici di tutti noi in tutto il mondo. Quindi sono qui per supportare le aziende in domande più o meno complicate, non solo quando ci sono delle criticità estreme,
ma anche quando si vuole semplicemente capire un po' meglio se ciò che noi pensiamo possa essere di interesse per un paese, per un mercato, effettivamente lo sia, prima di partire armi e bagagli. Quindi controlliamo di avere tutto in valigia prima di partire, perché alcune cose saranno necessarie. Queste necessità l'ICE e l'ambasciata le conoscono molto meglio di chiunque altro. Per cui sì, l'idea è quella di analizzare ciò che serve avere anche come skill per avvicinarsi a un paese come il Myanmar, non da ultimo anche il modo migliore per avere un'interazione possibilmente anche in lingua locale, perché non è banale anche questo aspetto. Sulla seconda parte della domanda, how to improve access to credit for them to enable to buy not Chinese but high quality Italian machinery. Allora, c'è un'interessante attività che sta svolgendo SACE da ormai un paio d'anni, che si chiama Push Strategy, che però non so se possa essere applicata anche alle aziende del Myanmar. Questo perché si tratta di una leva finanziaria che diventa interessante per grandi operatori, grandi player internazionali che hanno una convenienza finanziaria nell'acquistare italiano anziché un altro, anziché merci e prodotti di un altro paese. Quindi dovremmo capire meglio se ci sono le condizioni per farlo. Altra cosa è quella che noi anche come associazione possiamo dare un contributo come un esempio di incentivi che potrebbero essere messi a disposizione delle aziende birmane, dal governo birmano però, per aiutare le loro aziende a svilupparsi. Potrebbero essere presi come esempi alcuni tipi di incentivi che in Italia hanno avuto grosso successo. Penso ad esempio a Industry 4.0 di qualche anno fa, che adesso è stata rivista e corretta, ma che comunque ha una sua diciamo chiarezza e semplicità per migliorare la produttività delle aziende. Quindi sviluppo un cambio tecnologico, apporto un cambiamento di tecnologia nella mia azienda con il vincolo che questa sia tecnicamente, tecnologicamente migliorativa della mia produttività, e lo è seguendo alcune determinate caratteristiche. Questo per quanto riguarda anche la digitalizzazione industriale. Per altre iniziative, diciamo più di primo approccio, ad esempio potrebbe essere utile chiarire alle istituzioni birmane anche strumenti come la legge Sabatini, che è una legge di diverso tempo fa, ma che viene utilizzata tutt'oggi con effetti positivi proprio per la semplicità di utilizzo, e potrebbe essere per esempio un modo per aiutare a sviluppare delle iniziative che il governo birmano può mettere in campo per supportare lo sviluppo dei birmani. Per cui direi questi aspetti. Da un lato, verso le aziende italiane, noi assieme all'ICE, assieme all'ambasciata, vogliamo assolutamente fare in modo che ci sia la massima comprensione di ciò che serve, ciò che è utile, e iniziare a costruire una sorta di piano industriale proprio a quattro mani, anzi sei, otto mani, con tutti questi partner, CESBI compreso, diventerà un lavoro di gruppo, almeno per capire se quello è ciò che effettivamente può essere l'aspetto più interessante, quello che l'azienda ha da offrire, intendo. Mentre sul fronte degli incentivi al credito, ecco, noi sappiamo oggi ci sono degli incentivi all'esportazione per le aziende italiane messe a disposizione dalla Farnesina e attraverso SACE e Simest, però
significa aiutare le aziende italiane ad andare all'estero. Un progetto specifico verso il Myanmar può sicuramente essere ricompreso. Al momento questo tipo di finanziamenti SIMES li ha messi in stand-by in attesa del finanziamento dei fondi del 2021. Per cui, fronte italiano, noi possiamo dare tutto l'aiuto possibile. Fronte birmano, ecco, noi possiamo portare qualche esempio di come poter fare, quindi possiamo essere vicini a illustrare alcune soluzioni che per noi hanno funzionato meglio di altre. Dopodiché, però, ecco, sta a loro capire se e come implementarle. Ma questo poi è materia dell'ambasciata che cediamo volentieri. Grazie mille, Alessandro. Grazie, dottor Durante. E non so se forse il dottor Ricci vuole aggiungere qualcosa del CESVI proprio per quanto riguarda l'accesso al credito da parte dei piccoli, delle micro e piccole e medie imprese birmane. Credo che questo aspetto, che non a caso avevo menzionato anche nella mia introduzione, forse merita di essere sottolineato a beneficio di chi ci ascolta. Grazie davvero. Grazie mille, dottor Durante. Grazie ambasciatrice. Sì, velocemente volevo descrivere rapidamente cosa stiamo tentando di fare noi, come CESVI, per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, perché non che si tratti di un progetto pilota, può essere veramente modellizzato e ridisegnato con nuovi obiettivi per quanto riguarda gli obiettivi dei partecipanti di questo seminario. Noi nello specifico stiamo cercando di mettere in campo uno schema di garanzia a tre parti, attraverso la dotazione di un fondo di garanzia, che è una parte del progetto e che è un prodotto finanziario vero e proprio, attraverso il quale andiamo a garantire l'accesso al credito di piccole e medie imprese che preselezioniamo attraverso una selezione di criteri, tra i quali investimenti in specifici prodotti di macchinari o dentro il piano di ammodernamento tecnologico delle tre filiere, degli attori delle tre filiere con cui stiamo lavorando. Quindi siamo assolutamente a disposizione e disponibili a approfondire quello che stiamo facendo, a condividere i risultati, anche i contatti stabiliti e la conoscenza del settore creditizio, e quindi sì, condividere anche quella che è la nostra esperienza per quanto riguarda l'accesso al credito del target di beneficiari con cui stiamo lavorando. Bene, se non vi sono più domande possiamo... Non vi sono più domande. Grazie dottore Durante, grazie dottor Ricci per le ultime risposte. Direttore, a lei la microfono. Grazie. Possiamo avviarci alla conclusione. In parte, nelle mie conclusioni, tratterò alcuni aspetti, un po' anche indirettamente risponderò alla seconda parte della domanda che poneva la questione invitare a acquistare contenuti di tecnologia più evoluta rispetto ai prodotti, alla tecnologia cinese. Perché parto da questa considerazione, da questa domanda, per sottolineare che stiamo sviluppando, non senza, senza investire in pazienza, in termini e anche in tempo, che il percorso per il passaggio dalla sottoscrizione di uno specifico MOU con il Ministero dell'Agricoltura e la sottoscrizione di uno specifico accordo di collaborazione che prevederà lo sviluppo di un centro tecnologico per l'irrigazione in Myanmar, reso un pochino più difficile dall'emergenza Covid, che ha un po' diluito i tempi di approvazione, gli iter burocratici di approvazione, ma siamo quasi a un passo dalla sottoscrizione di questo accordo. Punta tra le attività previste quella appunto di realizzare un centro tecnologico in collaborazione ovviamente con Anima, in una regione ben definita del Myanmar, dove si svilupperanno alcune attività, tra cui
migliorare la qualità della formazione locale, accelerare lo sviluppo della meccanizzazione agricola in Myanmar grazie al riconosciuto know-how tecnologico italiano nel settore e anche dimostrare e diffondere i vantaggi dell'adozione di nuove tecnologie. Quindi grazie anche all'apporto e alla collaborazione di CESBI, che è capillarmente presente in talune aree del paese, quest'area, quindi questa parte, questa componente di formazione e di, che andremo a realizzare in Myanmar, quindi proponendo tecnologia italiana, potrà sicuramente agevolare, non dire perché non dovete comprare certa tecnologia, perché è preferibile utilizzare certa tecnologia. Però mi risulta che il paese e il settore, gli operatori del settore sono pienamente consapevoli del fatto che se vogliono puntare sulla qualità, evitando dopo pochi mesi, settimane o anni, iniziare a sostituire parti di ricambio importanti dei macchinari presenti nelle campagne, devono investire in tecnologia più evoluta, spendendo un po' di più. E qui si aggancia l'aspetto del credito, che vedremo di sviluppare come meglio possibile grazie agli apporti al supporto governativo e anche gli eventuali contributi di specifici progetti, anche in collaborazione con CESVI, che si potranno realizzare. In più, quello volevo sottolineare che a conclusione dell'attività svolta in occasione appunto della ricerca di mercato, ovviamente di cui contenuti più dettagliati vi saranno consegnati a breve, oggi stesso, dai nostri colleghi dell'Ufficio Tecnologia della sede, volevo anticipare che quale evoluzione ideale di questo percorso ICE Agenzia voleva proporre alle aziende aderenti all'iniziativa l'avvio di un servizio gratuito di ricerca partner e clienti che si potrà sviluppare nelle prossime settimane e mesi. Ovviamente le aziende aderenti sono invitate a far pervenire i loro profili aziendali, un catalogo dei loro prodotti, con possibilmente anche eventualmente il listino prezzi, e in maniera tale da poter individuare le potenziali controparti che loro stessi vorranno indicare, se semplici distributori importatori oppure sono magari interessati a investire di più individuando un partner interessato a una joint venture. Quindi una volta rilevati i target di specifico interesse, l'ufficio ICE di Bangkok, in collaborazione con l'ambasciata in Yangon, il nostro desk opportunità industria meccanica e i nostri partner in loco, svilupperanno questa attività, che potrà essere coronata, ne parlavamo prima con il dottor Durante, magari entro il primo semestre 2021, a coronamento dei risultati, quindi all'indomani dello sviluppo di questa attività, i risultati potranno essere praticamente sviluppati e trovare il modo migliore per essere poi sviluppati nell'ambito di una attività, sperando non virtuale, però dobbiamo essere realisti, e magari nel primo semestre 2021 potrà essere ancora sviluppato a livello digitale, grazie alla piattaforma ICE Fiera 365 si potranno realizzare degli incontri virtuali B2B tra aziende e controparti individuate dal nostro ufficio, alle quali le aziende aderenti potranno partecipare. Ovviamente un altro possibile percorso e obiettivo potrebbe essere anche quello di realizzare la realizzazione di un webinar appena si potrà pubblicizzare la sottoscrizione dell'accordo con la controparte birmana per lo sviluppo del centro tecnologico. Penso quindi che
questi due obiettivi a breve e medio termine potrebbero essere coronati da successo e realizzati entro il primo semestre del 2021. Mentre sarebbe fantastico se nell'ottobre del 2021 si potesse organizzare una fiera di settore in presenza con accoronamento di questo percorso e magari quando già il percorso di sviluppo del progetto, ma anche di collaborazione tra le aziende italiane e le controparti birmane potrà essere raggiunto con successo. Ovviamente c'è da sottolineare quello che è emerso nell'arco del webinar, quale trattasi di un paese dalle notevoli potenzialità e anche caratterizzato da grande rapidità di crescita. Negli ultimi anni i dati statistici hanno confermato questo, dispone di grandissime risorse naturali e sperando che la situazione Covid possa allentarsi e quindi risolversi nell'arco dei prossimi mesi, invito le aziende a guardare con interesse quanto è emerso in occasione di questo webinar e quanto potranno in dettaglio verificare dallo studio realizzato dal partner YCP Solidance, che ringrazio ancora per la grande professionalità dimostrata, per poter valutare un investimento a medio-lungo termine, perché sicuramente, considerate le prospettive di crescita del Paese, questo investimento, a nostro avviso, potrà rivelarsi molto proficuo nel medio-lungo termine. Ovviamente da parte nostra, da parte di Agenzia, da parte dell'Ambasciata, c'è di Anima e quindi anche adesso di COSVI, di CESVI, c'è la grande disponibilità per supportare le aziende italiane interessate ad avviare appunto questo percorso nel paese. Bene, nel ringraziare tutti i partecipanti e gli speakers, volevo ricordare alle aziende di compilare ed inviare il questionario di customer satisfaction che sarà inviato e ovviamente sperando che abbiate trovato il webinar odierno interessante, ringrazio tutti i partecipanti per l'attenzione, desidero ancora ringraziare nuovamente Sua Eccellenza l'Ambasciatrice d'Italia in Myanmar Alessandra Schiavo, il dottor Alessandro Durante, di direttore delle relazioni esterne e internazionali di Anima Confindustria Meccanica Varia, la signora Nathie Siriac, partner di YCP Solidance, Mr. Shintan On, YCP Solidance, il loro assistente, oltre che il dottor Simone Sarcià, capo missione ad interim di CESVI, e il dottor Andrea Ricci, capo progetto Myanmar CESVI. Inoltre ringrazio il dottor Carlo Maria Mancini, nostro trade analyst dello sportello Desk Meccanica Yangon, il mio, non l'avete visto, ma a fianco a me c'è Risara Chatraporn, che è il trade analyst di ICE Bangkok, che ha partecipato alla missione nel 2019 a Yangon, che vi saluta, oltre che i colleghi della sede che hanno collaborato alla realizzazione di questo seminario, che mi piacerebbe ricordare, in particolare il dottor Antonio Lucarelli, dirigente del settore, le dottoresse Caterina Marchion e Simona Bernardini, la dottoressa Alessia Bianchi, il dottor Bernard Prevete e il dottor Antonio Passarelli del desk Anima presso Agenzia ICE di Roma. Bene, auguro ancora a tutti una buona giornata e buon lavoro e anche un arrivederci alla prossima iniziativa. Grazie a tutti.